questa 24 ore francese, ricordiamo che era poi Deschamps l'organizzatore, chi ha iniziato molto bene la squadra italiana, la migliore sino a questo momento, di RGM, Fabio Danieli. A dove puntate? Puntiamo ad arrivare in alto. In alto. Molto in alto. Molto in alto. Non come le frecce, ecco, di oggi. Non come gli aerei. Però puntiamo. Vogliamo puntare al podio. Poi è ancora lunga, però al momento siamo messi bene e vediamo quello che succede nelle prossime ore. Ecco, là, i francesi sono avversari ottici, ma voi siete lì. Sono molto ottici. Sono molto bravi e è sempre una battaglia. Allora, battaglia. Attenzione, che se la strategia sarà vincente, c'è qualcuno che rischia il posto, Nicola. Se non sarà vincente, io spero invece di vederla in maniera positiva. Se sarà vincente, invece lo posso mantenere. Sì, ma come capitano, io te lo posto in pilota. Sì, no. Lo so, lì. Lo mettiamo in seduto con una sedia. Io ormai ho capito che qua non avrò un gran futuro da pilota. No, non è vero. E sì. questa volta da team manager, insieme comunque Alessandro Filippini, che in questo momento sta gestendo la squadra, e quindi magari avremo modo di parlare anche con lui. Chissà che non saremo delle frecce anche noi. Sì, perché il suo è una causa di forza maggiore, intervento al ginocchio, e evitiamo sforzi come quelli in pista, però una mano a muretto sempre. Va sempre bene. Due occhi in più, ma poi soprattutto un bel weekend insieme amici è fondamentale. Vediamo anche la matrice comune. Aspettiamo di sentire anche dalle altre squadre. Per il momento in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao.